Zoom in, spazio di approfondimento della redazione giornalistica di TV6, parliamo di attualità, oggi però parliamo anche di sport, perché il 2012 che va a concludersi è stato un anno indimenticabile per lo sport abruzzese, a partire dal calcio, ma tantissime soddisfazioni sono arrivate anche dal mondo del ciclismo. È stato un anno eccezionale soprattutto per Matteo Robottini. Ciao Matteo. Ciao. Ben ritrovato. Allora, come diciamo, un anno strepitoso, a testimoniarlo abbiamo qui il ricordo forse più bello della tua annata, la maglia azzurra al Giro d'Italia, eccola qua, inquadrata. Innanzitutto, a distanza di qualche mese, che sensazione provi ancora per questo obiettivo? Ma diciamo che forse adesso sto realizzando quello che ho fatto quest'anno, perché andando ad analizzare bene, aver vinto una tappa, poi aver conquistato la maglia azzurra, per me è stata una stagione più che positiva. Quindi andando a tirare le somme mi rendo conto che ho fatto qualcosa di strepitoso quest'anno. Per il prossimo anno spero di almeno riottenere una vittoria al Giro. Per me sarà sempre il Giro l'obiettivo della stagione, quindi si baserà tutto sul Giro, quindi poi tutto quello che verrà sarà sicuramente qualcosa in più. Ecco, queste le immagini che stiamo vedendo sono non della tappa che hai vinto, ma della tappa abruzzese del Giro d'Italia, che è arrivata qualche giorno prima di quella che hai vinto. Si arrivava a Rocca di Cambio, ci avevi già provato. Insomma, quest'anno diciamo che sei finito agli onori delle cronache anche sui media nazionali, internazionali. Ecco, che effetto ti fa vedere e sentire il tuo nome, aver sentito il tuo nome anche su un network molto importante? Ma poi quello che, come ripeto, come ti dicevo prima, la vittoria, una vittoria al Giro vale più di altre 3-4 vittorie in generale, quindi ti dà molto, ti fa molta pubblicità e soprattutto ti fa conoscere, ti fa apprezzare come atleta. Ecco, questa è la giornata del 20 maggio 2012, da Busto Arsizio a Pianderesinelli, anche un fuori programma, una caduta, poi è arrivata una vittoria allo sprint contro Joaquin Rodriguez. Ecco, ci vuoi raccontare un po' questa giornata, adesso rivedendola dal di fuori, insomma, che cosa si prova, che cosa, dove pensi di aver fatto la differenza qui? Ma la differenza non è che c'è un punto in particolare dove ho fatto la differenza. Forse mentalmente sei riuscito a resistere. Ma quello sicuramente, ma il sapersi gestire una tappa abbastanza lunga, 170 km, quindi poi molto impegnative, con tante salite, quindi il segreto è stato gestirsi nel migliore dei modi. E poi nel finale, ti dico la verità, lì ero un po'... Arrivato. Sapevo che avevo a disposizione altre 300-400 metri da fare forte, quindi ho preferito farli nel finale, e quindi ho fatto tutta la salita regolare per poi battermela con Joaquin Rodriguez. Abbiamo visto la tua maglia azzurra inquadrata poco fa, però lo sai che per esempio tuo papà, se dovesse scegliere, abbiamo chiesto più di una volta, sceglierebbe la maglia di campione italiano Under 23 del 2009 che hai vinto con l'Aran Cucine, perché la maglia tricolore è sempre la maglia tricolore, è una cosa in cui ti ritrovi anche tu? Ma sono due cose totalmente diverse, perché quella è una maglia che per gli under 23 vale tantissimo, e invece questa è una maglia che per il Giro d'Italia vale tanto, quindi sì, forse quella di campione d'Italia la porti un anno, quindi forse quella è la differenza, e questa la porti solo al Giro, però per il momento preferisco questa. Maglia azzurra del Giro d'Italia che ti ha aperto, diciamo, le porte anche alla premiazione che c'è stato in estate, eravamo al 12 giugno, il comune di Pescara, la tua città, ti ha premiato con una targa di riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni. Insomma, questo, eccole qui, le immagini, il sindaco Luigi Alboremascia, insomma,
il riconoscimento anche del luogo natio è qualcosa di abbastanza emozionante. Sì, infatti sinceramente non mi aspettavo questa chiamata del sindaco. Vabbè, ricevere un premio dal sindaco vuol dire che ho fatto qualcosa di bello e di importante pure per la città. E sono molto riconoscente di questo gesto che ha fatto lui. Abbiamo visto tua moglie Flavia col piccolo Diego, però ne parliamo nella parte finale di questo zoom in, dell'aspetto del tuo 2012 personale. Adesso rimaniamo un po' nell'ambito sportivo. Si è chiusa una stagione, se ne apre un'altra. Tu sei rimasto in giallo fluo con la Vini Farnese, che adesso è cambiata, si chiama Fantini, sì. Vini Fantini. Sono cambiate molte cose, sono partiti in tanti, su tutti Guardini e Pozzato. Tu sei rimasto, sarai uno degli atleti di punta della squadra di Scinto e Citracca, e ne sono arrivati altri di corridori. Per esempio, ti faccio due nomi. Il primo è Taborre. Sì. Il fatto che sia un abruzzese come te, questa immagino che ci sia anche un'amicizia fuori, sì, dalle due ruote. Ma sì, sicuramente, perché abbiamo corso da dilettanti insieme, quindi ci ritroviamo anche quest'anno insieme. Un ragazzo che va forte, quindi sicuramente sarà una punta aggiunta a questa squadra. E poi ti faccio un altro nome, Stefano Garzelli. Stefano Garzelli, abbiamo visto anche nei giorni scorsi, la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato, lui che vorrebbe un altro giro, ci vuole insomma riprovare, anche se ha 39 anni. Ecco, secondo te l'arrivo di un ciclista così navigato, e che prima di te era stato l'ultimo vincitore della maglia di miglior scalatore, che cosa può portare? Eccolo qui l'intervista a Stefano Garzelli. Ma Garzelli penso che sicuramente porterà un po' di esperienza, quindi ci può insegnare qualcosa. E poi lui viene da una stagione che ha raccolto ben poco, quindi non so cosa possa fare il prossimo anno. Senti, invece chi non arriverà, perlomeno per il momento, è Danilo Di Luca. Si pensava potesse raggiungere sia te che Fabio Taborre in giallo fluo, invece per il momento così non è. Tu l'hai sentito, insomma, se fosse arrivato anche lui, insomma, sarebbe stata una vera e propria colonia abruzzese. Ma il fatto di Danilo alla Farnese, si sentono tante voci, quindi io adesso non so di preciso come stanno, quindi dirti se viene o non viene, questo proprio non lo so. Nuova stagione, anche nuova bici, l'ha pubblicata Luca Scinto sul suo profilo Twitter, poi l'abbiamo visto anche sul sito della vostra squadra. Eccola qui, i colori sociali, l'hai già provata? No. Il 3 andiamo in ritiro e saranno tutte lì le bici, quindi le proveremo lì. Senti, ma hai detto che ti sei allenato anche a Natale, sì. Vero? Sì. Quindi insomma diciamo che la vita dell'atleta la si fa veramente 365 giorni l'anno, perché sì. Se non ci si riposa neppure a Natale. Natale e Santo Stefano. Ah, Natale e Santo Stefano, in tutte e due i giorni festivi. Chi non c'è più, per esempio? Pippo Pozzato e Andrea Guardini, sono due corridori molto diversi tra di loro, uno più esperto, l'altro invece un giovane lanciatissimo come te. Ecco, che cosa le partenze, i compagni che non ci sono più, cosa lasciano? Ma al posto di Guardini abbiamo preso Chicchi, quindi abbiamo sicuramente, non abbiamo lasciato un vuoto in squadra, anche se Andrea era sicuramente una garanzia, e quindi però ci siamo subito, abbiamo un Chicchi in grandissima forma, già è pronto per le prime gare, quindi sicuramente anche lui sarà al top, se la batterà con Guardini, quindi vedremo. Senti, sì. Ti lancio una provocazione, l'anno prossimo al Giro d'Italia 2013 c'è la tappa che da San Salvo arriva a Pescara, insomma, cioè, immagino che tu ci abbia già fatto più di un pensierino a vincerla quella tappa. Ma è una tappa che arriva in casa, quindi non ti nego che mi piacerebbe, solo che devo vedere come è proprio il percorso, perché mi hanno detto che è durissimo,
mi toccherà prima studiarla un po' e poi ti saprò dire. Il ritiro a Sabaudia, vero? Sì. Andate dal 3 all'11, sì, se non erro, 3-11 di gennaio, per fare un po' il punto della situazione e cominciare la preparazione. Il primo impegno stagionale? L'Aiguaglia. Ah, l'Aiguaglia. Allora, abbiamo parlato con te dell'aspetto, degli aspetti sportivi che ti hanno contraddistinto quest'anno, parliamo un po' anche degli aspetti tuoi personali, perché è stato un anno indimenticabile. Noi nel titolo abbiamo messo il mio 2012 da Rambo, è stato un anno molto positivo perché sei anche diventato papà del piccolo Diego lo scorso 6 giugno, insomma davvero da incorniciare questo 2012, vorresti che non finisse mai, immagino. No, sinceramente vorrei un po' di tranquillità adesso. Mi sono nel mese di maggio e giugno sono successe talmente tante cose che adesso sto cominciando a capire, quindi adesso mi sto godendo Diego perché sono stato parecchio a casa, quindi ho avuto il tempo di dedicarmi a lui, anche se dal prossimo 3 di gennaio, quindi si riparte con le preparazioni, quindi si sta parecchio fuori da casa e quindi avrò poco tempo per lui, però in questi mesi me lo sono goduto abbastanza. Difficile stare lontano da casa quando sai che c'è un piccolo che aspetta, immagino. Ma quello sicuramente. Senti, invece per quanto riguarda il tuo rapporto con il tuo papà, che è stato ciclista e che immagino ti abbia un po' avviato alla carriera di ciclista, anche se tu hai cominciato molto tardi, a 18 anni a sì, correre, vero? A 18 anni, ma ho preso la bici, diciamo, per gioco e poi mi sono ritrovato. Ti sei ritrovato dove ti sei ritrovato? Un pregio che pensi di avergli catturato? Un pregio? Forse, guarda, io e mio padre siamo due persone totalmente diverse. E io forse sono più istintivo e lui è più riflessivo nelle cose, quindi un pregio, guarda, non te lo so dire perché siamo due caratteri totalmente diversi e quindi non lo so. Di solito quando sei fuori, quando sei in gare molto importanti, quali sono i consigli che ti dà? Ma di stare sempre tranquillo, mi dico, ti preoccupare. Senti, una domanda invece provocatoria. È meglio come ciclista o come ospite in televisione, come ospite televisivo, come personaggio TV? Ma come lo vedi? Come ciclista io non l'ho visto, ho visto qualche cassetta, quindi. Ma come conduttore televisivo è bravo. Bravo. Allora, senti, lui che ha vinto una Tirreno Adriatico 1986, tu ci hai mai pensato alla Corsa dei Due Mari come obiettivo? Ti dico la verità, no. Pure una corsa che, per esempio, arrivando proprio spesso e volentieri da noi, nella nostra regione, è un appuntamento appetito. No, perché mi è sempre piaciuto il giro, pure quando non correvo l'unica gara che vedevo era il Giro d'Italia, quindi mi è rimasto il pallino del Giro d'Italia, quindi tutte le altre gare insomma hanno un'importanza, sì, minore. Come tutti gli italiani preferisci, come molti italiani, preferisci il giro al tour? Sì. E il tour secondo te che cosa ha di diverso rispetto al giro? A parte la durezza, che da noi ci sono salite molto più impegnative che al tour. Ma il tour è, per me sarebbe più duro correre un tour perché a luglio per me è impossibile correre. Per me luglio fa troppo caldo e quindi lo soffrirei troppo. Invece a maggio le temperature sono un po' più miti, quindi mi trovo meglio. Alla Vuelta ci hai pensato? Sì, infatti appena avrò occasione di farla spero di correrla, perché poi si fa a settembre, quindi poi è una corsa che mi piace, quindi sicuramente appena avrò l'opportunità di farla la farò. Abbiamo parlato della tua vittoria al Giro d'Italia, però tu la prima vittoria da professionista l'hai centrata in Turchia, al Giro di Turchia. Ecco, invece di quel giorno cosa ricordi? Ma di quel giorno
diciamo che è stata una vittoria un po' inaspettata, perché ero andato lì per prepararmi, quindi per prepararmi per il giro. Mi sono ritrovato lì con 10 corridori in fuga e ho avuto la meglio, quindi quel giorno mi sono tornato dal Giro di Turchia con una vittoria inaspettata, quindi ancora più bello, insomma. Sì. Ti racconto un aneddoto, per esempio, quando tu hai vinto la tappa in Turchia era di giovedì, non so perché lo ricordo, perché la sera avevamo la trasmissione di Veloce, ha messo in grandissima difficoltà perché non sapevamo come riuscire a reperire le immagini della tua vittoria che era avvenuta da poco. Comunque questo era solo una curiosità. Hai dei ciclisti preferiti, un modello, oppure non lo so, sei una persona che cerca di costruirsi senza una carriera, senza andare magari a curiosare in come si preparano, come No, quello no, anzi, sono fuori da tutti gli schemi, quindi no, un idolo non è che ho un idolo in particolare, quindi E che cosa ti ha spinto a salire sopra la bicicletta? Ma, e che sì. Cosa invece te lo aveva magari impedito prima? Non impedito, però che magari non ti ci aveva mai fatto pensare in maniera così seria? Ma forse perché venivo perché giocavo a pallone prima, quindi il fatto che mi ero stufato di giocare a pallone, perché proprio non avevo più voglia di allenarmi, non avevo più voglia di giocare le partite, quindi ho passato un paio d'anni senza fare niente, ho detto qualcosa devo fare nella vita e mi sono ritrovato ad andare in bicicletta, andavo pure benino, quindi ho detto mi conviene insistere in questo sport, perché poi ti prende la bici, quindi forse è stata la scelta più giusta. Il ruolo che ha avuto per esempio un personaggio come Umberto Di Giuseppe, con cui per esempio sei stato all'Aran? Ma Umberto secondo me è stata la chiave poi di tutte le mie vittorie, perché stando con lui sono riuscito a crescere 4 anni proprio in tranquillità, e quindi è quello che ti fa fare poi la differenza rispetto alle altre squadre che forse pretendono qualcosa, e invece lui è stato molto bravo a capire la mia situazione e a lasciarmi tranquillo e a farmi crescere nei giusti tempi, anche perché io il primo anno sono andato subito con Umberto, quindi non potevano aspettarsi grandi cose da me, e lui mi ha lasciato tranquillo e poi i risultati sono arrivati. E invece adesso i direttori sportivi che hai adesso, per esempio Scinto, Citracca, Stefano Giuliani, qual è il rapporto con loro? Ma con loro il rapporto, io con loro mi trovo benissimo, sia con Stefano che con Luca e con Citracca, quindi loro hanno capito come sono fatto, sono un ragazzo che alla fine si impegna, e quindi mi devono un po' lasciar stare, pertanto sanno che alla fine quando c'è da correre vado preparato, e quindi loro anche sono tranquilli. Senti, il voto di questo 2012 diamo un 10 pieno? Ma sicuramente. E le prospettive invece del 2013 che hanno, che voto pensi di potergli dare così? Almeno un 9? Ma se un 9 è già tanta roba. È già tanto, perché riconfermare quello che ho fatto quest'anno sarà difficile. Adesso mi rendo conto che rifare quello che ho fatto quest'anno non dico che è impossibile, ma quasi. E se non saranno le vittorie al giro, spero che sia qualche altra vittoria importante, quindi io adesso mi sto preparando bene e spero di fare un ottimo 2013. Noi ce lo auguriamo tutti. Allora, in bocca al lupo Matteo, buon Crepi 2013 con la Fantini Vini per questo anno ancora questo anno ciclistico che si va ad aprire. Per quanto riguarda Zoom In è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione. Matteo, ci vediamo presto allora. Ciao. Ciao a tutti.